Dall'Olimpico per Roma Piacenza, Bruno Gentili. Momenti di commozione, 10 minuti fa, quando tutti i tifosi hanno rivolto un lungo applauso alla memoria del giocatore del Brescia Vittorio Mero, la cui immagine è apparsa sugli schermi dello stadio. Poi l'Olimpico è passato a sostenere il presidente Sensi, un appoggio corale, una grande dimostrazione di solidarietà nella corsa appunto di Sensi, ma sarebbe meglio dire nella sua battaglia per la poltrona della Lega. Tra poco la scenografia promessa, con migliaia di tifosi a sventolare fazzoletti bianchi e bandiere giallorosse, una specie di panuelada spagnola, anche se a Madrid la panuelada è una forma di contestazione, ma va bene lo stesso. Roma con Totti alle spalle di Battistuta e Del Vecchio, Piacenza con Boselli al posto di Lamacchi, 100 partite in giallo rosso per Antonioli, l'arbitro è Braschi, cielo piuttosto nuvoloso, temperatura sui 10 gradi, le formazioni, la Roma con Antonioli, Panucci, Samuele, Aldair in difesa, a centrocampo Cafu, Assunção, Emerson e Candela, in attacco Totti, Battistuta e Del Vecchio, il Piacenza risponde con Guardalben, Cardone, Boselli, Lucarelli e Tosto in difesa, a centrocampo Gautieri, Statuto, Volpi e Di Francesco, in attacco Poggi e Hübner, linea Roma. È stato per Franco Sensi l'urlo più fragoroso quando lo speaker ha annunciato il nome del presidente, una manifestazione di sostegno davvero unica. Quarta volta insieme dall'inizio per Totti, Battistuta e Del Vecchio, Aldair preferito a Zago, Assunção a Tommasi, Piacenza in maglia bianca con bordi rossi, con l'ex Poggi in appoggio a Dubner. Gli altri ex giallorossi sono Statuto, Di Francesco e Gautieri, in panchina Lamacchi, gioca Boselli, mentre adesso anche all'Olimpico naturalmente viene osservato con i giocatori in cerchio il minuto di raccoglimento in memoria di Vittorio Mero. La partita deve ancora cominciare, linea San Siro. Due moduli speculari, 2-4-3-3, adesso è stato concesso un calcio di punizione. Grandissimo gol su calcio di punizione, la sua specialità di Marcos Assunção, e la Roma è in vantaggio esattamente al 14° minuto. Spettacolare, come sempre, l'esecuzione impeccabile di Assunção dai 20 metri, pallone quasi sotto l'incrocio dei pali alla destra di Guardalben. Roma 1, Piacenza 0, ripetiamo, al 14° su punizione Assunção, linea Berna. 17° all'Olimpio con la Roma in vantaggio per 1-0 sul Piacenza, dunque al 14° fallo di Boselli su Assunção, batte lo stesso brasiliano dai 20 metri, tiro secco, imprendibile, quarto gol su punizione di Assunção, il sesto in campionato. Assunção ha contato i soliti 3 passi, ha fatto il cosiddetto scavetto sotto il pallone ed ha bruciato letteralmente Guardalben. Possesso palla naturalmente a favore della Roma, Piacenza piuttosto abbottonato con Volpi e Lucarelli impegnati ad asciugare, a inaridire la fantasia, la creatività di Francesco Totti. Al 10° applausi a Cafu, autore di un paio di numeri davvero molto belli sulla fascia destra, settore dove la Roma attacca con maggiore insistenza, anche se adesso ha cambiato fascia a sinistra, mentre Capello adesso impartisce ordini. Si è fatto male nel frattempo Assunção, ha chiesto lui proprio il cambio, richiamando l'attenzione di Fabio Capello. Tutto questo avviene al 18° minuto, problemi muscolari per lui, proprio per l'autore del gol, che esce sotto gli applausi scroscianti del pubblico dell'Olimpico. Al suo posto un altro brasiliano, vale a dire Lima, dunque al posto di Assunção, l'autore del gol, è uscito per problemi muscolari, probabile stiramento alla coscia sinistra per lui, mentre la Roma comunque attacca ancora. 1-0 per la squadra giallorossa sul Piacenza, linea San Siro. Qui all'Olimpico entrambe le squadre sono ancora negli spogliatoi. Il primo tempo comunque si è concluso con la Roma in vantaggio per 1-0 sul Piacenza. Ricordiamo l'autore del gol Assunção al 14° direttamente su calcio di punizione. Roma convincente, brillante nei primi 20 minuti quando ha attaccato con forza il lato sinistro del Piacenza, poi un po' meno audace la Roma, meno sicura di sé quando il Piacenza ha cominciato a forzare il ritmo, costringendo i giallorossi a rafforzare in qualche modo la loro difesa per non essere battuti, superati sul piano della velocità. Riflettori accesi all'Olimpico, il cielo infatti è scurissimo, sembra quasi una notturna. Comunque squadra ancora negli spogliatoi, linea San Siro. E adesso c'è un nuovo calcio di punizione a favore della Roma per un fallo subito da Del Vecchio all'altezza dei 20-25 metri. Vediamo Del Vecchio, c'è anche Candelà e Battistuta pronti a battere questo calcio di punizione. Fabio Capello un po' teso, non ci sembra molto sereno, un paio di volte ha strigliato i suoi giocatori per un paio di vuoti difensivi, uno dei quali naturalmente nel primo tempo sul finire ha dato il via libera a Poggi, che ha poi fallito il tiro, ha poi fallito la conclusione. Si va a comporre la barriera del Piacenza proprio sulla linea che delimita l'area di rigore, Battistuta per questo calcio in punizione, la sua conclusione secca e il portiere Guardalben riesce a respingere l'insidia, non riesce poi a trattenere una seconda volta il pallone che gli sfugge e viene poi mandato in calcio d'angolo. Totti era proprio nei pressi e si apprestava
al colpo del KO. Totti proprio batte questo calcio d'angolo alla destra di Guardalben, il pallone che esce dall'area di rigore, lo stop molto elegante di Gannelà, si gira due volte su se stesso, poi il pallone ceduto a Lima, il diagonale d'apertura a destra per Cafu, scende a piccoli passi, osserva prima il piazzamento degli avversari prima di effettuare il cross per Panucci, colpo di testa vincente ad uscire da parte di Boselli, ancora la Roma in avanti con Del Vecchio, cerca l'apertura per Totti e la trova, è pronto a nuovo cross, il capitano della Roma lo effettua, leggera deviazione, pallone che esce dall'area di rigore, Roma 1 Piacenza 0, linea San Siro. Piacenza che adesso sta attaccando con una certa insistenza sul settore di destra, l'intervento preciso in scivolata da parte di Aldair, quindi il pallone è consegnato nuovamente sui piedi di un giallorosso, si trattava di Emerson che ha cercato di impostare una nuova azione a favore della Roma, fermato Totti in maniera irregolare, calcio di punizione per la formazione allenata da Fabio Capello. Al 14esimo però, clamoroso davvero errore di Hübner, solo, completamente solo davanti ad Antonioli, ha calciato al lato, errore davvero inspiegabile, imperdonabile, infatti Novellino 2 minuti dopo ha fatto uscire Hübner per sostituirlo con Nicola Caccia. Per la Roma Tommasi al posto di Del Vecchio, anche Del Vecchio questo pomeriggio è apparso molto molto stonata. All'Olimpico al 31esimo la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 contro il Piacenza, finale comunque all'insegna dell'equilibrio, anche se la Roma ultimamente sta forzando un po' i tempi, poco fa una conclusione di Batistuta ha sfiorato il palo alla destra di Guardalbene, poco prima ancora, attenzione Batistuta, conclusione, gol, l'appoggio di Francesco Totti, la conclusione ravvicinata di Batistuta, il diagonale vincente, il terzo gol consecutivo di Batistuta in campionato, al suo sesto in campionato per quanto riguarda i gol totali, e dunque Batistuta esattamente al 32esimo ha portato la Roma sul 2-0, prezioso il contributo di Francesco Totti, la sponda di Francesco Totti all'altezza quasi dell'area del portiere, si è girato improvvisamente toccando morbidamente il pallone in direzione di Batistuta, il quale si è girato prontamente, diagonale non forte ma preciso alla destra di Guardalben, impossibile arrivare su quel pallone, ci ha provato in scivolata anche Boselli, Batistuta ha trafitto Guardalben e ha portato la Roma sul 2-0 in un momento abbastanza delicato, comunque Roma 2 Piacenza 0, la linea San Siro. Siamo al 43esimo con la Roma sempre in vantaggio per 2-0 grazie ai gol realizzati nel primo tempo al 14esimo da Assunção direttamente sul calcio di punizione, poi al 32esimo la ripresa, il raddoppio di Batistuta, diagonale vincente morbido preciso dopo un assist prezioso, finale dal delle Alpi, Torino batte Lazio 1-0 per la linea. Va bene Orlando, stavamo dicendo ed è finita anche al Curi, Perugia batte Verona 3-1, la parola torna a Gentile. Attenzione, d'accordo Russo, attenzione al Piacenza che ha guadagnato adesso un calcio d'angolo, stavamo dicendo del raddoppio di Batistuta al 32esimo dopo attenzione un olimpico, testa. Attenzione olimpico, è finita anche a Bergamo, Atalanta batte Fiorentina 2-0, a te la linea Gentili. Insomma avete capito, un assist di Totti per Batistuta e poi il diagonale corto dell'argentino vincente, adesso però calcio d'angolo per il Piacenza quando siamo ormai al 44esimo, poi naturalmente ci sarà qualcosa da recuperare, il Piacenza non è affatto rassegnato, colpo di testa ad uscire da parte di Batistuta, pallone che appunto esce dall'area di rigore, recuperato da Volpi, sicuramente uno dei migliori della sua squadra soprattutto per alacrità, ancora il Piacenza, il diagonale secco completamente sbagliato sul settore sinistro del campo da parte di Lucarelli, Batistuta avanza ad ampie fercate in area di rigore, si allunga poi con lo stinco il pallone, un rimbalzo fasullo, inganna il controllo di Batistuta, la possibilità per il portiere Piacenza Guardalben di uscire e bloccare il pallone, 2-0 per la Roma sul Piacenza, ormai al 45esimo linea San Siro. Attenzione il Piacenza vicinissimo al gol con una punizione magistrale da parte di Ambrosetti, colui che è entrato al 20esimo al posto di Tosto, è stato bravissimo Antonioli, intervento miracoloso all'altezza del primo palo, si è disteso in tuffo e ha deviato, allontanato il pallone, Piacenza in area di rigore ma c'è una posizione secondo noi di fuorigioco, la conclusione ancora Antonioli che si supera, pareggio della Salernitana, finale vibrante, una conclusione ravvicinata di Francesco, ha respinto in due tempi poi la conclusione Antonioli, davvero prodigioso nell'intervenire su quel calcio di punizione battuto magistralmente da Ambrosetti, lo ha impegnato severamente Antonioli, riflessi da felino, si è disteso e ha allontanato la minaccia, ancora la Roma con Batistuta 2-0 comunque per la squadra giallorossa, si giocherà ancora per 2 minuti, siamo al 46esimo, linea Alivio Forma se non sbaglio, finale combattutissimo all'Olimpico, nonostante la Roma sia sul 2-0 grazie a gol di Assunção e Batistuta, ma il Piacenza vuol segnare almeno il gol della bandiera, adesso strappa il pallone radicalmente dai piedi dell'avversario
avversario Cafu, lo serve poi a Batistuta, la Roma adesso fa trascorrere secondi preziosi, Emerson in palleggio ancora per Cafu, l'intervento è difettoso da parte di Di Francesco, quindi Cafu pronto al cross, l'effetto molto lungo per Totti, la rovesciata di Totti, bellissimo il numero di Totti, acrobatico il numero di Totti, la rovesciata con il destro e l'intervento altrettanto bello da parte del portiere Piacenza, guarda al bel, indubbiamente il pubblico dell'Olimpico si sta divertendo, continui i capovolgimenti di fronte, davvero un numero d'alta scuola quello di Francesco Totti, la rovesciata con il destro in piena rigore, ancora Totti per Batistuta, esce, guarda al ben il fischio finale di Braschi e dunque la Roma ha battuto il Piacenza per 2-0 e torna al comando della classifica, linee provenzali, Roma batte Piacenza 2-0, i gol nel primo tempo al 14esimo Assunção su punizione, il raddoppio di Batistuta al 32esimo, partita che ha visto la Roma gestire il gioco, dominarlo addirittura nei primi 20 minuti, poi la squadra di Capello non ha avuto più continuità nella parte centrale, il Piacenza ha aumentato la velocità ed ha costretto la Roma a coprirsi, ad essere meno spregiudicata, un'occasione davvero clamorosa sciupata da Hübner al 14esimo, ma anche 2-3 palle gol non sfruttate dalla Roma che non ha avuto oggi l'apporto di Del Vecchio, troppo esitante in un paio di circostanze, infatti Capello al 16esimo lo ha sostituito con Tommasi, ma al 32esimo ci ha pensato proprio lui, il ritrovato Batistuta, a firmare il gol della relativa tranquillità dopo una sponda di testa di Francesco Totti, e da quel momento altre 3 occasioni per Batistuta sciupate per difetto di mira, è un'altalena ormai in testa alla classifica dopo il nuovo sorpasso della Roma, ora quota 43 ai danni dell'Inter, linea provenzale.